lavorando per la metropolitana leggera che unisce Guidonia alla stazione di Burtina, e poi per la messa a 3 minuti, in 13 minuti ci collega con stazione di Burtina ogni 7 minuti, l'allargamento della di Burtina che in parte l'abbiamo fatta, ma era dopo che già progettato, finanziato e lo stiamo realizzando, l'allargamento da 4 corsie, ma stiamo parlando di 2 chilometri, che il resto l'abbiamo fatto, scusa, chi è che parlava? No, dicevo, queste sono infrastrutture importanti ovviamente, allora, in vista di... Il raddoppio, una parte del raddoppio l'altro dobbiamo fare, della Nomentana Bis che l'abbiamo realizzato, l'anno scorso l'abbiamo inaugurato, l'altro che collega il terzo svincolo, buonasera consigliere, il terzo svincolo, perché abbiamo tre svincoli dello stradale, due sulla 24 e uno sulla 1, che inaugureremo tra qualche giorno, che è quello di Ponte Lugano. Sto parlando di impegni economici importantissimo, sto parlando di circa mezzo miliardo di opere di lavoro dove Guidonia, insieme alla provincia, insieme al comune di Tivoli, in alcune circostanze, si sono dati a fare. Guidonia è la città più giovane d'Italia. Allora, uno, è più giovane in termini di anni, di età, di crescita, è la più giovane d'Italia in termini di persone, abbiamo una realtà che sta sui 40, tra i 42 e i 45 anni di media. Ha 13.000 bambini iscritti, ecco come ti dico qua, la Vina diceva qualcosa prima, e qualcosa diceva anche nel cortometraggio, il video che avete fatto, ha 13.000 bambini iscritti a scuole elementari, asili nido e medie. 13.000. Siamo oltre già 100.000 abitanti, siamo, battiamo tutti i record dei presidenti, siamo le città non solo più giovani, ma siamo quelle che cresce più di tutti in Italia, battiamo anche la provincia di Milano. Se volete partiamo ai record delle cave di travertino, di ogni tipo di cava di sottosuolo, purtroppo per noi abbiamo questo bellissima cosa, ma un grande difetto di dissesto idrogeologico, perché abbiamo queste tantissime cave di argilla, di pozzolano, di travertino, abbiamo costruito gli Stati Uniti, si può dire che è stato costruito il travertino romano, quando dicono romano è il travertino di Guidonia. Roma, quando dicono Roma è stata costruita con travertino romano, travertino di Guidonia, così come tantissime altre cose, abbiamo cercato di alimentare l'interesse romano che ovviamente penetra il territorio del comune di Guidonia, perché ha questo grande interesse Roma a penetrare il territorio del comune di Guidonia, perché è qui il territorio romano, ne ha pochissimo. Che altro posso aggiungere? È una città da costruire totalmente, è una città nata nel 36, è una città di fondazione. Città di fondazione molto bella, integra, che abbiamo ristrutturata totalmente, abbiamo fatto adesso un museo civico, abbiamo tre teatri di uno bellissimo che l'ha costruito nel 36, nel periodo del ventennio di Mussolini, che conta 400 posti, l'abbiamo riaperto, lo stiamo gestendo in questi giorni, che ha 400 posti, credo che sia in assoluto il più bel, e lo dice un architetto, il più bel teatro di Roma e provincia. Dopodiché tantissime altre cose, ma soprattutto l'impegno mio, che non può essere quello economico da dare al Presidente, che ti dà il problema, che risolve, ma l'impegno del Comune di Guidonia, da parte del Sindaco, dall'amministrazione tutta, ma parlavo anche con Leonetti che ci ha raggiunto con il centro-sinistra, siamo assolutamente d'accordo a spenderci in ogni modo per realizzare tutto quello che sarà necessario per ospitare questo grande evento, grazie.